siamo a Castellammare di Stabia, non lontano da Napoli, e in questa zona di mare la passione per la nautica è fortissima. La costa stupenda, le isole magnifiche invitano a navigare. Quando si trascorrono molte ore in barca, è importante conoscere bene il mezzo che si ha a disposizione e, naturalmente, anche il motore. Questo gommone è costruito dal cantiere MV Marine, che ha sede proprio qui vicino, alle pendici del Vesuvio. Il modello è il 27 GT e lo hanno motorizzato con un fuoribordo Honda da 250 cavalli. Il motore lo conosciamo, ma c'è una novità ed è la sua livrea. L'hanno studiata in Italia, l'hanno approvata i giapponesi e hanno deciso che sia quella giusta per il mercato italiano, oltre alle altre colorazioni silver e white di Honda. Questa versione si chiama Sporty White ed è elegante ma anche sportiva. Forse perché i giapponesi sanno che noi italiani teniamo molto al look. Sotto la calandra c'è il monoblocco V6 da 3,6 litri. C'è un'altra novità di carattere tecnico: il comando steer by wire adesso ha gli attuatori all'interno del fuoribordo. La casa giapponese, rinomata per l'economia dei consumi e per l'affidabilità dei suoi fuoribordo. Non so se avete mai fatto caso che molte imbarcazioni professionali sono equipaggiate proprio con questo marchio. Credo che chi ha un'auto o una moto Honda o altre loro macchine possa confermare la durata di questi prodotti. Per il settore nautico hanno utilizzato la medesima filosofia, non a caso il blocco motore deriva dall'automotive. Questo modello di MV Marine è lungo 7,85 m e largo 2,90 m e lo scafo è costruito per infusione di resina sottovuoto. Alla velocità di 9,5 nodi siamo già in planata, il motore è a 2250 giri minuto e il consumo di carburante in questo momento è di 9,8 litri per ora, cioè percorriamo circa un miglio con un litro. In questo momento il contagiri qui sul display multifunzione Honda è illuminato di verde. Questo significa che è in funzione l'EcoMo, la mappatura elettronica che smagrisce la carburazione quando si procede ad andatura costante, cioè senza toccare la manetta. La centralina controlla l'iniezione in ciascun cilindro in ogni istante e smagrisce la carburazione per farci risparmiare benzina, al punto che il rapporto stechiometrico può essere ridotto da una base normale di 12,5 a 18. Cioè si può aumentare di molto l'aria per avere una combustione efficiente ed economica. Ai bassi regimi c'è un altro componente di questo motore che contribuisce a far risparmiare energia ed è l'alternatore. Mi sono portato a una velocità di crociera di 25 nodi. Il motore è a 3900 giri minuto e stiamo percorrendo 0,8 miglia con un litro. Insomma, l'economia dei consumi è molto buona. Già, ma Honda, che ha lavorato così tanto per farci risparmiare carburante e per ridurre le emissioni, non avrà mica fatto un motore lento? Lo verifichiamo. No! Scatta! E come se scatta! Il
fatto è che Honda ha introdotto sui suoi motori anche la funzione Blast, che all'opposto dell'Ecomo aumenta l'apporto di benzina in camera di scoppio quando si spinge sulla manetta per accelerare, per cambiare la propria velocità. In questo caso il rapporto stoichiometrico può passare da 12,5 a 11,2. Sto continuando a cambiare velocità per effettuare varie rilevazioni e quando fermo la manetta, dopo pochi secondi si illumina di verde il contagiri, per dirvi che la centralina sta salvando carburante, lo sta risparmiando, l'Ecomo è in funzione insomma. Adesso però voglio provare un po' l'ebbrezza della velocità e questa giornata ci invoglia ad andare ad andature un po' più elevate. A questa velocità il gommone mi dà più soddisfazione e il motore? Siamo a 34 nodi sulla soglia dei 4800 giri minuto e stiamo percorrendo 0,65 miglia con un litro. Per questo fuoribordo hanno scelto un rapporto di riduzione pari a 2, cioè la asse elica gira 2 volte in meno rispetto all'albero motore. È una via di mezzo tra un motore fatto per correre veloce e uno fatto invece per spingere mezzi grandi. Questo stesso monoblocco viene utilizzato anche per le versioni da 225, 200 e 175 cavalli. In qualsiasi zona del contagiri è sempre scattante. Questo è merito del VTEC, il celebre variatore di fase di Honda, che varia l'alzata e il tempo di apertura delle valvole di aspirazione e che funziona in un range ampissimo. Non si può fare un motore adatto per qualsiasi regime e quindi per renderlo tale si usano i variatori di fase e questo è favoloso. Mi piace molto qui nella zona alta del contagiri. A proposito, giù la manetta! Siamo a 45 nodi, 6100 giri minuto, consumo in questo momento 83,5 litri ora. Al massimo regime consuma meno di altri motori che erogano la stessa potenza ed ha anche una notevole coppia, altrimenti non potremo andare così veloci. Io credo che Honda abbia lavorato molto bene per non sprecare nemmeno una goccia di carburante e per farci divertire.